45, il Partito Socialdemocratico, è il secondo partito prima del Partito Comunista, e poi c'è appunto contro il tempo della rivoluzione con Anna Ketrin, che è andata in esilio, è andata e torna, quindi il Partito Socialista, con l'apertura al pluripartitismo di Menoge, il Partito Socialdemocratico torna appunto con Anna Ketrin. Il distretto di Budapest è praticamente come se la prima rivoluzione iniziale, sì, la Boemia e il distretto di Budapest sono i due aree che, sono, che conoscono la prima rivoluzione industriale. Sì, non si, sì, non si può dire, ha una tradizione, diciamo una... c'è la coscienza operaia. La coscienza che continua, che riprende, c'è... non mi capito la Repubblica dei Consigli di Belakun, insomma, c'è anche questa un'esperienza che abbiamo in Ungheria e per un periodo anche in Slovacchia, e c'è poi la... Però il 56 andava oltre queste esperienze. Il 56 va oltre questa esperienza, dico, nel periodo delle due guerre abbiamo fatto appunto, è dato al potere Horthy, e quindi il partito, la destra, come ho detto prima, ben divisa però tra la destra, anche se poi uniti in un partito unitario, l'idea di Bethlen, ma era ben divisa tra la destra conservatrice borghese, la difondista e la destra al dominio appunto della gente, dell'aristocrazia agraria. Questa è una, diciamo, questa sì, questa è la tradizione ungherese appunto, senz'altro, ma il Partito Socialdemocratico, dico, già negli anni 90 dell'Ottocento, appunto, sbaglio, fondato nel 90, tutti lì. E come ho detto prima, c'è il tentativo appunto per dire il peso del Partito Socialdemocratico, non per niente Bethlen capisce questo e cerca un accordo di non belligeranza con i socialdemocratici durante il suo governo, e che non li mette al bando come è stato fatto con i comunisti, ma proprio un accordo di proprio non belligeranza, no? Non entra nel governo, cioè, coesistenza, di coesistenza, cioè, quindi li accetta, vuol dire non si potevano essere trascurati. E Franco, vuoi dire qualcosa? Se volevo chiedere una brevissima considerazione, farle una domanda. Allora, la considerazione è dal fatto che esiste un romanzo tradotto anche in italiano di Imre Kertész che rende molto bene quello che dovrà essere il clima dell'epoca di Rákosi, e mi riferisco a Fiasco, credo sia anche il titolo originale Fiasco. All'altro, sì. Fiasco, sì. Sì, secondo me. Che bello nome. Kertész, spero nome, sì. Non l'altro obbligato quasi per l'intero, come diceva il professore. La domanda è questa, volevo chiedere secondo lei in quale modo e con quale intensità ha influito l'esperienza drammatica delle croci frecciate, quindi l'ultimo scorcio della seconda guerra mondiale in Ungheria, come questo ha reso più crudo, come questo possa aver reso più cruda l'occupazione sovietica. Le chiedo questo pur nella consapevolezza del fatto che in Cecoslovacchia, dove pure era stata molto forte, invece la resistenza comunista, comunque sarà molto duro l'intervento sovietico in un altro contesto, 10 anni dopo, cioè, insomma, il fatto di avere una resistenza, di aver avuto una resistenza comunista non porterà poi dei vantaggi concreti, certo, in Cecoslovacchia. Però l'impressione è che... Certamente, conseguenza della dominazione nazista, l'Ungheria non c'è stata una resistenza, appunto. C'è stato un minimo tentativo per generare, anche un documento del... Entre i Bajcicinisti, che è partito da destra all'estrema destra, sì, nel corso della sua del ventennio, e si è spostato fino a poi a morire catturato impiccato. C'è stato qualche però poco, però c'è stato l'Ungheria, qualche gruppo di intellettuali, ma c'è stata quindi l'alleanza dell'Ungheria, ecco, a differenza della Romania, ecco, l'Ungheria comunque è a parte il tentativo di qualche capo di Stato maggiore che poi ha passato da Notti Bella, che poi è passato nelle file appunto dell'Armata Rossa, ma l'Ungheria è stata quindi alleata della Germania, ha avuto l'occupazione nazista, la dura repressione dell'Olocausto. Questo è anche appunto può spiegare poi la sovietizzazione, anche il periodo
più duro della sovietizzazione, il trattamento, voglio dire, anche della, da parte appunto dei sovietici nei confronti dell'Ungheria, e conseguenza anche della, dura repressione, dura nel periodo di Saraci, della dura repressione della, degli ebrei, delle nazioni degli ebrei, acuita in quei mesi dell'occupazione e del governo Saraci. Sì, Trotsky. No, mi pare che volevo fare una domanda sul secondo dopoguerra e sui riflessi che questo ha avuto nel periodo successivo all'89. Mi pare che l'Ungheria sia stato un paese che meglio di qualsiasi altro tra quelli usciti dal, dal blocco, chiamiamolo così, anche se non è vero, socialista, abbia, sia riuscita a, a metabolizzare, analizzare, storicizzare l'esperienza socialista, no? Cioè ieri abbiamo parlato del caso rumeno, ma un discorso analogo si potrebbe fare anche per la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Polonia, cioè in molti paesi riprima, si ribalto, l'espressione usata da Busconi riferendosi alla Germania. Il passato è passato troppo in fretta, è stato fatto passare troppo in fretta, cioè si è voluto dopo l'89 dimenticare tutto, mettere tutto da una parte e non riflettere su quello che era accaduto. Quindi in Ungheria mi pare non sia avvenuto così, cioè quantomeno rispetto a, alle situazioni presenti negli altri paesi, sia stata una riflessione molto maggiore, cioè si vede ancora oggi, ad esempio, i vari musei, insomma mi viene in mente il Parco delle Statue, tutte cose che in, siamo a, al Cecoslovacchia non ci sono più, sono scomparsi totalmente. Ma in Ungheria che ci sia stato, beh, c'è stato la riflessione maggiore di sicuro. Ma pare di sì, cioè ho visto appunto, poi anche parlando con le persone. Su, su quel, sul periodo quindi comunista. Comunista. Il, c'è, ma c'è, non dire, c'è stato un bel periodo per quanto. Dopo la revival, un po' di nostalgia dell'età gadariana, questa conseguenza della, della crisi economica, delle aspettative mancate anche da parte dell'Ungheria, ha stato molto dopo l'89 dal, e poi soprattutto dopo il 2004 dall'Europa, dall'Unione Europea. E c'è stato senz'altro un disincanto, di delusione completa, eccetera. C'è stato anche appunto una nostalgia per, del periodo cadariano dove tutto, insomma, apparentemente si stava bene, anche se poi la, l'assistenzialismo, eccetera, la, la, il fatto che appunto è stata data la casa milioni e milioni di ungheresi, eccetera, questo ha portato a un raddoppio del debito pubblico in 10 anni e quindi all'implosione del sistema, ecco. C'è stato un ritorno in questo senso nostalgico, ecco, come succede dal, può succedere anche da altre parti, soprattutto l'Ungheria è disillusa dalla, per quanto riguarda dopo, dopo il 2004 l'entrata nell'Unione Europea, si aspettava e si aspetta tuttora, l'ha stato Giurgiani a chiedere, no? Certo. Non mi ricordo quante milioni di euro all'Europa, non ha rotto neanche un euro. Ecco, questo. Ma c'è stata una legge come la Lustrace, una lustrazione nei confronti dei comunisti, cioè nel senso che sono stati. Non hanno più potuto accedere ai, ai posti di. No, il, dopo lo, il, dimenticavo che il partito al governo è ancora il partito socialista che deriva sì, dal, sì, certo, anzi, certo. Che è al governo dal, dal 2002, quindi ha vinto dopo l'89 il partito socialista, che deriva sempre il partito socialista operaio, ha cambiato nome, anche se poi si è trovato quel 6% degli iscritti dell'89, è uscito dal partito socialista ungherese, una frangia minoritaria con Gross Karoly, che ha rifondato il Partito Socialista Operaio, che tuttora c'è, ma insomma non conta niente.